Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come avrete già capito dal titolo, oggi vi mostro il mio 100° DP. Ho raggiunto questo traguardo proprio ieri e sono qui quindi sia per mostrarvi il risultato del DP di Mocople, con quello con il fiore mega ingrandito, sia per raccontarvi un po' del mio percorso con il Diamond Painting. Dal 2018 quindi ho realizzato ben 100 DP. I soggetti sono stati molto vari, prevalentemente fiori, se devo dirla tutta. Ho tenuto una lista di tutti quanti i DP che ho realizzato, inserendo anche la dimensione, il venditore ed eventuali altre note. La maggior parte dei miei DP sono stati con i diamanti quadrati e la dimensione che ho realizzato più spesso è stata la 40x50. Durante questo video vedrete delle immagini dei DP che ho realizzato. Non ho trovato tutte le foto dei DP, anche perché in questi anni ho cambiato telefono, computer, insomma alcune sono andate perse, comunque vi metterò tutte quelle che trovo. Come vedete sono stata anche molto varia sulla tipologia, perché ne ho fatti anche molti special, un po' meno invece con i diamanti rotondi, devo dire. Ci sono tutte le tipologie di diamanti, quindi i quadrati, i rotondi, gli AB, gli Aurora Borealis, i Pebble Round, gli special, insomma c'è veramente di tutto e di più. Con questo video volevo anche aprire una piccola parentesi per chiedervi a che punto siete voi, quanti DP avete realizzato, quali sono i vostri diamanti preferiti, le dimensioni che avete sfruttato di più, come la 40x50 nel mio caso. Potete commentare questo video sia su YouTube che ovviamente sul gruppo Facebook, visto che li ricondivido sempre in Diamond Painting Italia. Fatemi quindi sapere anche come i DP possono aver migliorato un po' la vostra vita. Nel mio caso, ad esempio, mi hanno un po' aiutata con l'ansia, perché sì, sono una persona ansiosa, se non si era capito, e quindi mi aiutano un po' a distendermi, a staccare dagli stress quotidiani. Ovviamente mi hanno fatto passare dei bellissimi momenti in tranquillità, rilassatezza. Mi hanno fatto conoscere un sacco di persone, perché attraverso il gruppo Diamond Painting Italia ho conosciuto tantissime bellissime persone. Con moltissime sono amica ormai da anni, ci sentiamo giornalmente, quindi insomma sono nate un sacco di cose positive grazie ai Diamond Painting. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche nel vostro caso avete visto che vi hanno aiutato in qualche situazione. Arriviamo dunque alla recensione del DP in questione, quindi quello di Mocople 60x80 con diamanti quadrati personalizzato. I diamantini erano tutti perfetti, non ne ho scartato nemmeno uno, però ho guardato, non ne ho scartato neanche uno, quindi sono super soddisfatta. Sulla tela hanno utilizzato la colla colata, non quel biadesivo come strato adesivo per la tela, e ho notato una cosa che tiene leggermente meno fermi i diamanti rispetto al biadesivo. C'è anche da dire però che con questa tipologia di colla non possono esserci grinze, è proprio impossibile, proprio perché viene colata, quindi non possono esserci queste pieghette che sono sempre fastidiose, per cui nel complesso sono soddisfatta di questo tipo di colla. Un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire del DP, ma questo deriva dall'immagine, quindi il venditore poverino non c'entra nulla, è la parte di sinistra che è molto chiara e quindi è risultata nel DP molto bianca e poco contrastata, per cui i petali non si vedono molto, ma questo un po' me lo aspettavo sinceramente, perché l'immagine era veramente molto molto chiara. Alla fine lo sapevo, quindi quando l'ho ordinato mi immaginavo che la parte di sinistra non venisse super contrastata. Un'altra nota positiva del DP è che, non essendoci quell'adesivo rigido, permette di arrotolarlo mentre si realizza, e questo senza pregiudicare il risultato finale. Infatti, essendo molto grande, per agevolarmi un po' il lavoro, mano a mano che terminavo una zona arrotolavo quella appena realizzata tenendo i diamanti per fuori. Ebbene, una volta srotolato, come potrete anche vedere dalle immagini, non c'è assolutamente nessuna piega, e in tutta questa operazione me ne sono saltati di diamanti soltanto 5. Il fatto che si stacchino è abbastanza normale, perché arrotolandolo anche più e più volte, spostando il DP a destra a sinistra, è normale insomma che qualcuno salti, però di solito me ne saltavano di più. Invece, nonostante la colla, come vi ho detto prima, non fosse particolarmente forte, comunque ne sono saltati soltanto 5, quindi sono super soddisfatta anche sotto questo aspetto. Questo DP finirà immediatamente sopra la mia scrivania e andrò a sostituire quello con le gerbere che ormai ho lì da parecchi anni.
e mi farà compagnia in tutte le mie giornate. Ultima nota riguardo al DP è che i diamanti erano tutti perfetti e ne ho avanzati anche moltissimi, cioè proprio parlo di bustine intere o di barattolini completamente interi, e nei miei ce ne stanno di questa marca 4 bustine, quindi stiamo parlando di una grande quantità di diamanti, per cui non ho avuto ammanchi, mi sono trovata benissimo, insomma sapete che ultimamente mi trovo bene con Mokopl. Mi sembra di avervi detto tutto riguardo al DP e anche alla mia esperienza. Adesso tocca a voi, fatemi sapere le vostre esperienze con i DP e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un nuovo video. Buon DP a tutti, ciao!